Questa è la quinta tappa del tour, siamo ad Ancona, in una location incredibile, per la prima volta Edil Portale Tour approda nella Mole Vanvitelliana. Il tour assume sempre di più le fattezze di un evento culturale, divulgativo, ma anche che parla un po' alle coscienze delle persone. È un nuovo modo di vedere il mondo e di rapportarsi con esso e da qui, dall'architettura e dall'edilizia, passa buona parte di questa sfida, speriamo di vincere. Voglio solo sapere cosa si aspetta da questa giornata. E partecipo perché la professione va sempre coltivata. Ho visto che c'erano gli argomenti interessanti che doveva servire per la professione, quindi sono qui per questo, insomma. All'età mia, all'età nostra, oltre i 50 anni, non si può dire, non si può vivere con il bagaglio culturale che ci ha avuto dall'università. Quindi tenersi aggiornati, tenersi informati su tutto. Niente, vediamo, sono curioso. Sono tanti gli aspetti che uno deve considerare progettare. Progettare è fondamentalmente una scelta, significa analizzare il problema, significa valutarne i costi, significa in qualche modo valutare l'eleganza, la bellezza. La progettazione ormai è, non dico di essere l'atelier di sartoria, però dobbiamo essere il piccolo sarto che lavora in paese, costruisce qualcosa affinché chi lo sfrutti poi possa dire: oh, finalmente ho investito bene il mio denaro. Molto bella, molto interessante. Mi è piaciuta molto la location perché continuo a non fermarmi dal guardare queste capriate bellissime, questa ristrutturazione su quest'opera del Vanvitelli e anche la sala era molto piena oggi. Credo che sia, come al solito, una buona occasione per coinvolgere i progettisti e per condividere con loro l'esperienza della ricerca da un lato e l'esperienza della progettazione dall'altro. Trovato il convegno. Bello, come sempre, tutti gli anni sempre meglio. Molto interessante. Interessante. Insomma, un buon modo da arricchire ulteriormente il mio bagaglio e anche nuovi spunti. Una garanzia. Sempre un aggiornamento tecnico che non fa mai male. Uno stimolo per approfondire gli argomenti. Nell'ambito dell'energetica e del risparmio. Per un futuro più virtuoso, ecco. Tutto qua. L'intervento sull'esistente è diventato di interesse prioritario. E il tour, secondo il mio punto di vista, aiuta a avere questo binomio teoria con pratica. Tutte queste persone hanno bisogno di risposte concrete, secondo me da nord a sud il problema è sostanzialmente lo stesso. Dalla contaminazione, dal confronto con ambiti anche molto diversi, possono uscire anche soluzioni innovative. Non si tratta più di essere il singolo studio tecnico che lavora da solo, bisogna lavorare in team. Portando dentro modi di pensare, modi di vedere e anche a questo punto contribuire a costruire una società migliore. I partecipanti hanno tutti la stessa esigenza, cioè devono risolvere una problematica che è quella di efficientare il patrimonio edilizio, quella di progettare edifici a energia quasi zero, comunque energeticamente efficienti, a costi competitivi con quelli di mercato, con l'edilizia tradizionale e fronteggiando quella che è la grave crisi economica che stiamo vivendo in questo momento in Italia.